Buenas tardes. Hablo en nombre de la Plataforma por la Salida del Euro del Estado Español, que dirige un fraternal saludo a todos los participantes de esta Asamblea Nacional Italiana por los objetivos que marca nuestra propaganda. Mi preámbulo, prego. Los compañeros han entendido perfectamente. Estupendo. Mi italiano es bueno. Quería deciros que hace año y medio en España, en los círculos políticos de la izquierda, hablábamos de que existían condiciones prerevolucionarias. Voglio dire che da un anno e mezzo in alcuni circoli politici della sinistra spagnola andavamo valutando che si stavano creando delle condizioni quasi pre-rivoluzionarie. Por la profundidad y la secuencia de la crisis económica y por la descomposición del régimen que se instauró después de la dictadura franquista. E questo perché la crisi si stava agudizzando sotto tutti gli aspetti, ma anche per la decomposizione della classe dirigente emersa dalla transizione, dalla fine della dittatura franchista. Hoy, apenas un mes antes de las próximas elecciones generales, podemos vaticinar que la derecha va a ganar estas elecciones. Però purtroppo a un mese di distanza dalle prossime elezioni generali che saranno a dicembre in Spagna, il 20 dicembre, possiamo purtroppo dobbiamo ammettere che la destra è probabile che vada a vincere queste elezioni. Los viejos franquistas que nunca mueren del Partito Popular van a seguir obteniendo una mayoría aunque sea minoritaria. Y a ello se va a sumar un nuevo partido que se llama Ciudadanos, cuya composición e ideología coinciden estrechamente con el neoliberalismo y las viejas estructuras franquistas. I vecchi amnesi franchisti purtroppo ancora sopravvivono ed è probabile che appunto il Partito Popolare va a vincere in alleanza con un nuovo partito che è emerso recentemente, si chiama Ciudadanos, e che però è l'essenza della mentalità della cultura neoliberale. Esto se corresponde con un vacío casi absoluto por parte de la izquierda ante los problemas que tiene nuestro país. Y para los que estamos implicados en los movimientos contra la salida del euro, decimos dos cosas. La crisis española tiene su origen en la unión monetaria. Y segundo, no hay salida política ni económica para la crisis española en el marco de la Unión Monetaria. Purtroppo questa situazione vede un vuoto, e il vuoto è quello della sinistra spagnola che non coglie questa situazione. Noi che abbiamo dato vita a un movimento che chiede esplicitamente l'uscita dall'euro, diciamo due cose: che la crisi non c'è uscita dalla crisi che non passi attraverso l'uscita dall'euro, e in modo particolare che nella crisi spagnola non c'è via d'uscita che non preveda un'uscita dall'eurozona. Pero ninguno de los grandes o significativos partidos de la izquierda quiere comprometerse con esta idea. Ma nessuno dei grandi partiti o dei partiti esistenti della sinistra spagnola intende impegnarsi su questa idea, su questa soluzione. El Partito Socialista Obrero Español, cobarde y traicionero como ha sido durante muchos años, sostiene que hay que defender la unión monetaria contra todos los riesgos. Per esempio il Partito Socialista Operaio Spagnolo, il PSOE, continua a sostenere che bisogna rimanere dentro l'Unione Europea, dentro l'Unione Monetaria. Las ilusiones que creó Podemos, que supongo que estáis todos al corriente, después de su éxito en las elecciones europeas del año pasado, se han turbado. E anche l'esperienza, l'illusione di Podemos, che voi qui conoscete, anche alla luce del buon risultato che hanno ottenuto le ultime elezioni europee, non promette nulla di buono, anzi. Ha habido un corrimiento hacia la derecha
si limite en dos motivos esenciales. Primero, no quieren hablar de la Unión Monetaria y de Europa. Podemos ha avuto una virata a destra impressionante, in particolare, diciamo soprattutto anche su queste cose, cioè che non intende mettere in discussione l'Unione Europea. Secondo, empiezan a pensar che la OTAN, la NATO, vuestro en italiano, ha cambiato di naturaleza e ya no se le puede considerar el brazo armado del imperialismo. Seconda cosa, rivalutato la NATO, la OTAN in spagnolo, la NATO per noi in Italia, con un ragionamento che dice che la NATO è cambiata, non è più quella di prima e che quindi si può rimanere nella NATO. Non do i dettagli per abbreviare la mia intervenzione, però realmente la decepzione che sta provocando Podemos è molto grave e al mismo tempo deja la izquierda in una situazione molto débil. Voglio dirvi, diciamo, andando al sodo, che la defezione provocata da Podemos, dall'assunzione di queste posizioni, sta creando una situazione molto critica, molto difficile per la sinistra spagnola. Incluso Izquierda Unida, la vieja Izquierda Unida, la che lleva anni sosteniendo le posizioni di izquierda nel nostro paese, tampoco quiere hablar del tema dell'Unione Monetaria. E anche la Izquierda Unita, la Sinistra Unita, quella che voi conoscete, del quale facciamo parte, anche questa non affronta di petto la questione dell'Unione Monetaria, dell'uscita dall'Unione Monetaria. Direi una cosa per semplificare. La enorme decepzione che provocò il governo di Tsipras con il referendum e su luogo claudicazione non esiste nella politica spagnola. Grecia ha desaparecido de las menciones que hay que hacer de la situación política que vive nuestro país y que vive Europa. Voglio dirvi questo, l'esperienza greca e quindi l'esito del referendum, tutto quello che ha significato, praticamente è scomparso dal dibattito politico in Spagna, no? Non esiste più, non se ne parla più, mentre invece noi pensiamo che quella sia stata una tappa importante e significativa del processo. Quiero decir también que los objetivos que se ha marcado la plataforma desde sus inicios coinciden plenamente con esta asamblea. Y en ese sentido, nuestra coincidencia con la intervención inicial del compañero Giorgio, más luego todas las intervenciones, las hacemos nuestras porque el sentido y el espíritu es absolutamente, absolutamente compatible con nuestras posiciones. Voglio dirvi che diciamo, la piattaforma uscire dall'euro dei compagni spagnoli coincide perfettamente, coincide in larghissima parte con le cose che si stanno discutendo in questa assemblea, con l'introduzione che ha fatto il compagno Giorgio, e in qualche modo noi la facciamo nostra, la assumiamo. Tanto che nel passato mese di ottobre nuestra plataforma, todavía modesta, organizó un encuentro internacional en el que al final sacamos una declaración que creo que hacemos, que podemos compartir plenamente. Lo scorso ottobre la nostra piattaforma ha organizzato un incontro internazionale a Barcellona che ha prodotto una risoluzione finale che coincide, insomma, con le cose che abbiamo ascoltato. Poi vi dico pure dove potete trovarci. Diré además que en la intervención que ha hecho Giorgio se ha referido a la conferencia de Zimmerwald. Pues yo quiero también referirme a la conferencia de Zimmerwald y recordar que allí fue, me parece, en septiembre del año 2015, dos años después, los dirigentes Lenin y Trotsky hicieron la primera revolución obrera del mundo. Por así decir, que no ocultar desánimo, porque el capitalismo está muy podrido y puede darnos muchas sorpresas a partir de ahora y muy rápidamente. Allora, compagno, ho sentito nell'introduzione di Giorgio riferimento alla conferenza di Zimmerwald che si è andata a Napoli a settembre del 1915. Voglio pure ricordare che due anni dopo alcuni dirigenti come Lenin e Trotsky fecero la rivoluzione d'ottobre e cambiando il corso della storia, per cui non perdiamoci affatto d'animo.
Somos pocos, estamos en minoría, pero los vientos corren a nuestro favor. No lo olvidemos. Esto no puede subsistir en esta, en, por así, las sociedades europeas y, la, y en el capitalismo no pueden subsistir bajo las pautas actuales. Siamo pochi, è vero, siamo minoranza, ma il vento spira al nostro favore, perché anche sul piano europeo questo capitalismo è sempre più putrido e la gabbia che ha messo in piedi va rotta. Puedo decir, y sabréis también, que analistas de la derecha, de la izquierda, de todos los colores políticos, están anunciando la próxima crisis. Voglio dire, forse voi sapete che ormai analisti della destra, della sinistra, del centro, di vario orientamento, già stanno annunciando la prossima crisi. Y anuncian también, para dejarnos bien claro cuál es la gravedad del problema, que la crisis será más grave que la que hemos pasado. E tanto per avere un'idea di quello che ci aspetta, dicono che la crisi che si va a presentare tra poco sarà peggiore di quella degli anni passati. En el caso español, imaginar que todas las secuelas de la crisis están vivas, y no voy a dar datos de la desolación que recorre a la sociedad española, pero si sobreviniese otra pequeña conmoción en el mundo de Europa, el desastre en el caso español sería absoluto. Certo, dice, in Spagna già quella che c'è stata, gli effetti di quella che già c'è stata di crisi sono pesanti, la commozione, cioè i danni sociali già ancora pesano, ancora sono pesanti. Bisogna immaginare che anche una piccola crisi, gli effetti di una nuova piccola crisi in Europa produrrebbero degli effetti pesantissimi nella situazione spagnola. Vivimo bajo una nube financiera que el día que descargue, el día que llueva con esta crisis, nos va a arrasar a todos. Viviamo dentro una tormenta finanziaria che, come dire, quando si manifesterà va a danneggiare tutti noi. Decía además que la coincidencia entre vuestros objetivos y los nuestros son coincidentes, y de ahí se derivan algunas tareas o responsabilidades que queremos asumir. Siccome le vostre argomentazioni, i vostri contenuti, i nostri coincidono, andiamo a vedere alcuni compiti che ci aspettano. En primer lugar, quisiéramos señalar que en cada uno de los países, tenemos que luchar por desvincular a nuestros países de la Unión Monetaria. Cada uno al ritmo, las condiciones, ¿no?, la capacidad de resistencia, de negociación que tengamos, pero sin esperar cuáles son las soluciones generales que podemos inventar. Ya, bueno, espera. Allora, la prima cosa è che ogni paese cominci, diciamo, ad agire per svincolarsi dall'unione monetaria. Ognuno comincia nel proprio paese senza aspettare che lo facciano tutti allo stesso momento e tutti insieme. Sì. Secondo, tengo que creo, que esta recomendación de una lucha sin cuartel en cada uno de los países no elimina, al contrario, fomenta la necesidad de nuestra coordinación y de nuestra solidaridad con cada uno de los países que están sometidos a la crisis. Ma anche le lotte in ogni singolo paese non indeboliscono, anzi rafforzano, aumentano la necessità di coordinarci fra di noi, di coordinare le forze che agiscono in tutti i paesi. Eso. Tanto che, in ultima istanza, si conseguimmo che solo un paese abbandoni la Unione Monetaria, questo fijaría un precedente che non sta pensato come risolvere. Por así decir, se abriría un agujero en la Unión Monetaria que llevaría a plantearse todas las cuestiones, y una vez planteada la cuestión de la moneda, la Unión Europea, el galato, etcétera, estaría todo en cuestión. E se anche un solo paese cominciasse a praticare la rottura, l'uscita dall'Eurozona, dall'Unione Monetaria, questo aprirebbe una breccia sul quale tutti gli altri paesi e i movimenti possono inserirsi per portare avanti appunto la piattaforma che prevede l'uscita dall'Euro, dall'Unione Europea e dalla NATO. Nada más deciros que la plataforma, que cuando sea mayor quiere ser la Asamblea Nacional Italiana, en poco tiempo, estamos, digamos, formamos parte
de la misma formación o de la misma, estamos en el mismo barco con la Asamblea Nacional Italiana. E diciamo che quando abbiamo dato vita alla piattaforma sulla base dell'elaborazione e dell'azione che abbiamo fatto, possiamo dire che ormai siamo sulla stessa nave della piattaforma italiana che state discutendo oggi. Y nuestra pelea sigue. Hoy precisamente en Andalucía, que hay una base americana poderosísima para seguir haciendo la política imperialista en todo el Mediterráneo y en todo el Oriente Medio, ya hay manifestaciones organizadas por nuestra gente para la disolución de la OTAN y las bases americanas que salgan del territorio español. E già per esempio questo volantino parla della, in Andalusia c'è una delle più grosse basi militari statunitensi nel Mediterraneo e i nostri militanti sono impegnati in una campagna di mobilitazioni per lo smantellamento delle basi militari della NATO degli Stati Uniti. Nada más deciros que tengáis mucho éxito en esta asamblea porque vuestro éxito es el éxito común de todas las fuerzas progresistas, revolucionaria y democrática que existen en toda Europa. Suerte, compañeros. Y ahora me auguro que andiate fino al fondo perché un vostro risultato diventa un risultato comune di tutte le forze progressiste, rivoluzionarie e democratiche anche negli altri paesi. Grazie, compagni. Grazie. C'è Francesco della Croce, allora la parola a Francesco della Croce, tornami tempi del Partito Comunista d'Italia, tornami tempi naturalmente perché abbiamo tantissimi iscritti. Prego. Allora guardate, fra un po' attorno alle due dovrebbe arrivare anche il pranzo, per cui fino alle due siamo qua, fino alle 3:30 poi facciamo 10 minuti, un quarto d'ora di sospensione per dare tempo e poi riprendiamo rimanendo dentro la sala. Io considero il documento alla base della discussione di oggi un'ottima base di partenza ed io credo che nella nostra discussione dobbiamo rifuggire da, diciamo, due rischi. L'uno è quello di cedere a delle forme di determinismo, di oggettivismo, e cioè che comunque vada l'euro per una serie di squilibri possa da sé venire meno, questo sarebbe un errore, e poi porre l'accento sul fatto che non c'è una via tout court, come ci ammonisce sempre ad esempio il professor Brancaccio, per l'uscita dall'euro. Rispetto a quest'ultimo punto, io ho partecipato nel corso degli ultimi mesi a diverse iniziative a proposito del superamento della moneta unica, diverse non solo per le forze politiche e sociali che hanno proposto e promosso queste iniziative, ma rispetto anche ai referenti sociali a cui queste iniziative andavano a rivolgersi. Mi ha colpito in particolare qualche mese fa l'esposizione avvenuta qui a Roma di un piano B e presso un'università, la Link Campus, che è un'università privata legata a centri economici, giuridici, persino della difesa nazionale, assai importanti, un piano molto tecnico, diciamo, e questo per semplificare il fatto che è in atto una discussione che non è poi così minoritaria nel paese, ma settori importanti del nostro paese si stanno interrogando e stanno valutando questa ipotesi, l'ipotesi del superamento della moneta unica concretamente. Io sono molto d'accordo con quello che diceva nella relazione Giorgio Cremaschi, cioè che noi dobbiamo avere un nostro profilo, proprio perché noi rappresentiamo una nostra classe di riferimento. E quindi anche da questo punto di vista sono d'accordo quanto il professor Brancaccio, lo ricito in altre occasioni, ha avuto modo di dire che dietro lo stendardo del superamento dell'euro possono anche celarsi quei gattopardi che, approfittando di una situazione costituente, perché il superamento dell'euro e dell'Unione Europea è un momento costituente,
possono, diciamo, approfittare di quella fase per restaurare, come si diceva, ripeto, ancora all'inizio, un ordine sociale che a noi non piace, che a noi è molto distante. E sul profilo che questa nostra proposta deve avere, sono ancora d'accordo con quanto è scritto nel documento e, se possiamo dirla sinteticamente, anche per i tempi ristretti, noi dobbiamo sostituire la centralità che il testo unico sull'Unione Europea attribuisce alla stabilità dei prezzi con la centralità che la nostra carta di riferimento, cioè la carta costituzionale, attribuisce al lavoro. Sostituire quel parametro assurdo di una disoccupazione ritenuta normale e compatibile con il mantra della stabilità dei prezzi, che per l'Italia è l'11,5%, per la Spagna è circa il 20%, con una lotta senza frontiere, come si diceva all'inizio, una guerra in questo caso, alla disoccupazione, come è stato in Italia prima dell'avvento di questa di questo ordine sovranazionale, di questo vincolo esterno, cioè liberarci del vincolo esterno per ridare dignità ad un vincolo interno, che è quello della nostra Costituzione del 48 in questo caso, che ha, diciamo, che ha sovraordinato una fase positiva nella storia del nostro paese. E su questo riflettevo su come dare più forza alla nostra azione. Prima si citava quale prospettiva poter dare, interrogarsi anche sul dopo, ed è una discussione aperta che noi giustamente dobbiamo fare. Qui mi permetto di avanzare anche un contributo, perché ritengo che il dopo, delineare un dopo, possa essere utile anche per un prima, cioè per dare più forza alla battaglia prima che stiamo conducendo. È venuto anche se adesso. Bene. L'Europa, questa Unione Europea non ci appartiene, l'abbiamo, è stata definita, ripeto, in maniera condivisibile dal documento, e noi dobbiamo evitare un rischio, cioè di sembrare coloro i quali propongono un'uscita che porti il nostro paese ad una situazione di isolamento in cui un contesto internazionale che cambia di giorno in giorno ci lascia in una condizione di subordinazione di fatto rispetto agli eventi. Beh, io penso che l'Europa e i confini dell'Europa non siano i confini dell'attuale Unione Europea e men che meno quelli dell'Eurozona. E cioè, secondo me, potrebbe essere interessante interrogarsi rispetto alla sostituzione del mantra, della regola oggi dominante, dell'integrazione europea, che poi è sostanzialmente l'adozione supina del modello tedesco, con una idea di cooperazione europea che non ha però i confini dell'unione monetaria e di quella politica, ma che tiene conto, diciamo, di un'Europa continentale che si sviluppa dall'Atlantico, tocca il Mediterraneo e arriva agli Urali, tiene conto anche della Russia, non per essere filo Putin, ma perché la Russia risponde anche ai interessi nazionali nostri. Noi siamo il secondo partner commerciale della Russia in Europa, il quarto nel mondo, e dopo l'avvento delle sanzioni, che giustamente sono definite illogiche nel documento, noi abbiamo perso il 15% delle esportazioni verso la Russia, qualcun altro come gli Stati Uniti ne ha guadagnato il 20%, forse anche questo ci aiuta a capire il senso di quelle sanzioni. Lo dico perché, come giustamente si dice nel documento, dobbiamo interrogarci anche su un'alleanza vasta, perché nella prospettiva nostra di superamento di questa Unione Europea, di questa Eurozona, abbiamo bisogno di alleanze con grandi paesi, e qui il riferimento ai BRICS a me sembra molto opportuno. Vi ringrazio. Marco Santo Padre? Sì. Chiude il Bifo. E chiude il Bifo Berardi. Allora, compagni e compagne, schematicamente, perché appunto il tempo è poco, interessante che intervengano più compagni e compagne possibile. Intanto io sottolineerei l'importanza di questa iniziativa. È la prima volta nella storia di questo paese che si realizza un'assemblea con la partecipazione e la promozione di diverse forze della sinistra radicale, antagonista, comunista e antiimperialista, esplicitamente per la rottura dell'Unione Europea, per la fuoriuscita dall'Eurozona, contro la guerra, non come categoria astratta ma come meccanismo concreto, la NATO, ma aggiungo io l'esercito europeo, che dopo i fatti di Parigi avrà evidentemente
un incremento, quindi non dobbiamo farci sfuggire questa occasione. Come già ricordavano alcuni interventi prima del nostro, noi oggi abbiamo una grossa responsabilità: far uscire un'analisi, un punto di vista chiaro, netto, non generico, che appunto individua quei tre soggetti come i nostri avversari all'esterno di questa iniziativa, farla vivere non solo come dibattito, come, come dire, scambio, no, di idee tra gruppi, tra organizzazioni, tra intellettuali, ma come programma di battaglia sociale, politica e sindacale. In questo paese abbiamo visto anche che ci sono le condizioni affinché questo avvenga in Grecia, in Spagna, in Catalogna, in Portogallo e, se saremo capaci, anche in Irlanda, a Malta, a Cipro e sull'altra sponda del Mediterraneo, che è già Unione Europea perché subisce lo stesso meccanismo di sfruttamento, ma naturalmente è trattata, parlo della Libia, della Tunisia, dell'Algeria, dell'Egitto, degli altri paesi, come paesi che aderiscono all'Unione ma sono trattati come colonie. Quindi di alleati ne abbiamo tanti, è nostra responsabilità, è nostra capacità cercarli e portarli dalla nostra parte. E quindi, come dire, oggi noi dobbiamo dire che se si vuole fare una politica di sinistra internazionalista e antiimperialista in questo paese, in questo continente, non si può che mettere al centro la battaglia contro il nostro imperialismo, contro un processo di rafforzamento di un polo imperialista che è in competizione feroce e sfrenata con altri poli imperialisti storici e tradizionali, gli Stati Uniti e altri che purtroppo si stanno formando. E dobbiamo dirlo che un mondo multipolare in questo contesto, in questa condizione, non è di per sé garanzia di maggior democrazia, di maggiore, come dire, condivisione delle decisioni, ma è esattamente il contrario. No, abbiamo visto esattamente un secolo fa con due guerre mondiali, un mondo siffatto ci porta, se non saremo capaci di rompere, di spezzare questo infernale meccanismo, verso un piano inclinato che ci porta non solo al rafforzamento dello sfruttamento e del colonialismo, ma anche del pericolo di una guerra globale. Si è detto giustamente che noi siamo in guerra da 25 anni, i media hanno scoperto che siamo in guerra dopo venerdì, dopo gli attacchi di Parigi, sono dimenticati da dove viene la guerra che oggi stiamo subendo, da una guerra che abbiamo iniziato noi, quando dico noi parlo dell'imperialismo dei singoli paesi di questo continente, e di un imperialismo che appunto si dà gli strumenti per intervenire a livello globale in competizione con altri interessi, con altre mire, con altri meccanismi guerrafondai che, come dire, sono più tradizionali. E quindi quando parliamo di Daesh, quando parliamo di ISIS, dobbiamo dirlo chiaramente ai compagni e compagne che è un altro di quei soggetti che oggi sono parte di una competizione internazionale che naturalmente ci deve vedere contrari, ci deve vedere schierati, ad esempio chiedendo l'isolamento, le sanzioni, meccanismi di punizione di quei paesi, Arabia Saudita, Turchia, Israele in testa, che sostengono attivamente, finanziano e armano i jihadisti, ma che ci deve vedere in prima fila contro i meccanismi che appunto questo continente, questo processo di integrazione imperialista sta mettendo in atto, sfruttando le cosiddette crisi per naturalmente incrementare un meccanismo di keynesismo militare che gli Stati Uniti adottano ormai da molti decenni e che è già, come dire, al centro del tentativo di altri poli e di altre potenze di rimettersi in carreggiata all'interno di una crisi epocale, sistemica del sistema di produzione capitalistico. Oggi noi non possiamo far finta che non esista un complesso militare industriale europeo, non possiamo far finta che, come dire, le scelte militari siano da addebitare ai singoli governi, ma dobbiamo capire che sono al centro di un meccanismo unitario di rafforzamento anche dell'Unione Europea sul piano militare. E quello che è avvenuto, come dire, noi diciamo spesso, no, che sentiamo dire che l'Unione Europea è in crisi, che prima o poi farà, come dire, andrà a finire male, che si romperà, non ci sono le condizioni. L'abbiamo detto tante volte, ogni volta vediamo che le crisi vengono utilizzate dal meccanismo imperialista europeo per rafforzarsi, per regolare i conti interni. L'abbiamo visto sulla Grecia, su quel fenomeno si è costruito un passo in avanti enorme dal punto di vista istituzionale, normativo, legislativo, economico e finanziario. Oggi, di fronte ai fatti di Parigi e alla recrudescenza della guerra in Medio Oriente e anche nei nostri territori, si costruirà la normativa, la, come dire, la gestione
del rafforzamento dell'Unione Europea come soggetto militare unitario e aggressivo. Quindi, come dire, da questo punto di vista, mi avvio alla conclusione, oggi noi dobbiamo sconfiggere, come è stato detto, la paura, dobbiamo sconfiggere la passività, dobbiamo sconfiggere anche un fatalismo che purtroppo aleggia, soprattutto dopo le sconfitte, seppur parziali, in Grecia o in altri paesi. Noi dobbiamo inceppare il meccanismo di guerra chiamando i nostri nemici, i nostri avversari con nome e cognome. Noi dobbiamo rompere la gabbia dell'Unione Europea, dell'Euro e della NATO. Ora la parola a Biffo Berardi per l'ultimo intervento. Dov'è? Ah, ecco. No, do alcune indicazioni operative. Ah, ecco, vai, vai. Allora, diciamo l'ultimo intervento, nel senso che poi faremo una breve pausa per mangiare, perché è chiaro che se arriva da mangiare chi parla rimane isolato qui sulla presidenza, per cui massimo 10 minuti, un quarto d'ora per organizzare mangiare, e poi si riprende l'intervento con Ugo Poghetta del Partito della Rifondazione Comunista. Sarò breve e anzitutto vi ringrazio, ringrazio Giorgio per avermi invitato, ringrazio tutti voi per starmi ad ascoltare e sono contento di essere qui, sono orgoglioso di essere qui, ma al tempo stesso devo dire quello che penso, perché non mi riesce di fare altrimenti, e quindi cerco di in 5 minuti, se forse 8, cerco di dire quello che mi pare essere il in qualche modo la direzione nella quale, o piuttosto il vortice nel quale noi siamo presi, e tentando di rinunciare, e questo può essere un merito ma può anche essere una colpa, al volontarismo e alle buone intenzioni che ho sentito negli interventi che mi hanno preceduto. Beh, insomma, da 30 anni almeno noi ci promettiamo di resistere e ricomponiamo ogni volta la barricata 10 metri più indietro, forse 20, e poi nuovamente su quella nuova barricata arretrata ci promettiamo di resistere ancora, salvo inevitabilmente arretrare e ricomporre la barricata di nuovo. Nel frattempo la platea, il pubblico, la partecipazione è composta sempre di più di persone che hanno vissuto le grandi esperienze degli anni 60, 70, 80 e le file si assottigliano per eliminazione naturale dei partecipanti. Io sono un materialista e quindi quando immagino il futuro o quando voglio un futuro non mi dimentico, cerco di non dimenticarmi, poi qualche volta non ci riesco. Cerco di non dimenticarmi che il futuro sta scritto in buona parte nel presente. È guardando al presente che noi possiamo cercare di capire che cosa potremo fare domani, fra un anno, fra 5 anni. E guardando al presente io vedo che l'effetto di questa precipitazione terroristica e bellica è provocata da 200 anni di colonialismo, c'è poco da fare, perché questo è ciò che viene a maturazione. La precipitazione di questa guerra provoca nell'immediato e per gli anni che vengono un effetto che tutti voi conoscete benissimo, un effetto di,
di, non voglio usare la parola fascismo perché forse non rende a pieno la violenza totalitaria di ciò che si sta preparando. E al contempo, come materialista, io non posso non sapere che il movimento del lavoro è incapace di ricomporsi per ragioni che non attengono alle volontà e che non dipendono dalle divisioni politiche, ma per ragioni che riguardano la composizione stessa del lavoro. La precarizzazione ha prodotto i suoi effetti, la globalizzazione del mercato del lavoro ha prodotto i suoi effetti. Noi non possiamo fingere che nei prossimi 5 anni, 10 anni, una ricomposizione del movimento del lavoro si determini. È per questo che non siamo a Zimmerwald, anche se per certe ragioni possiamo, è legittimo richiamare quel riferimento dal punto di vista della oggettività di una guerra che produce effetti autoritari e distruttivi, ma dal punto di vista soggettivo, dal punto di vista della società, noi dobbiamo essere capaci di cogliere il nuovo, oppure continueremo, e non c'è niente di male, ad arretrare di 10 metri in 10 metri fino a quando avremo fiato. E allora, e con questo concludo, noi dobbiamo cercare di capire all'interno del processo di lavoro, all'interno della dimensione globale della trasformazione di lavoro, quali sono gli elementi nuovi che possono offrirci una progettualità per il futuro che non sia di pura volontà e che non sia neppure di pura resistenza, ma che permetta di immaginare un rovesciamento del piano sul quale ci troviamo. È quello che all'interno del fronte del lavoro può produrre un mutamento, è quella parte della forza di lavoro che chiamiamo lavoro cognitivo, che anima e costituisce le trasformazioni della tecnologia e le trasformazioni dell'intero mondo sociale. O siamo capaci di trovare le forme organizzative, le forme di coscienza e di ricomposizione, capaci di parlare non oggi e non domani, ma nel corso del prossimo decennio, con quelle forze, oppure continueremo nobilmente ed orgogliosamente a difendere valori che sono sepolti nella storia e nella coscienza della grande maggioranza della popolazione. Vi ringrazio e quasi quasi mi scuso per quello che devo dirvi, perché mi pare che comunque, per quanto aspro sia, questo tipo di ragionamento ci può permettere anche, mentre non smettiamo di batterci contro l'infamia presente, di immaginare un punto nel quale questo processo può essere non fermato, ma rovesciato. Ecco, in questo senso Zimmerwald ci serve per capire da dove veniamo, ma cerchiamo di immaginarci qualcosa di diverso per il secolo che viene, perché il XX secolo non è stato esattamente quello che la rivoluzione sovietica ci aveva promesso. Grazie.